cose più belle della vita per me è che guardiamo sempre oltre. Mi piace questa evoluzione costante. Progrediamo ogni giorno. Scopriamo nuove tecnologie emozionanti. E diamo un nuovo senso a chi siamo. E a come viviamo. Perché in fondo siamo noi a dare forma al nostro futuro. E il vostro come sarà? I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Trovate amici, ecco l'informazione di Teleblea sul canale 178. Voi sapete, ci occupiamo spesso di economia a livello internazionale, che però poi ricade in qualche modo anche a livello locale. A parte le proteste di organizzazioni sindacali, datoriali, di quelli che bruciano le bollette, il problema del gas, che è aumentato particolarmente, è una cosa che non si può nascondere. Si stanno studiando delle soluzioni, dicono la rateizzazione. Io avrei suggerito un decreto legge che ponesse di pagare intanto una parte e il resto spostarlo in seguito. È una specie di rateizzazione, ma le ditte devono essere sicure, perché non possiamo ritrovarci fra 2 o 3 mesi, se non succede altro, ad avere decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone in cassa integrazione. La cassa integrazione non viene dal cielo. La cassa integrazione sono soldi nostri, dello Stato, che purtroppo deve sottrarre ad altri, perché giustamente dobbiamo aiutare coloro che hanno perso il lavoro. Allora non è meglio intervenire prima? Ora, questa è una discussione che non può avere un contrasto, perché certamente è così. Invece una cosa che potrebbe farci guardare al futuro in un certo modo, io mi rivolgo soprattutto agli abitanti dell'area di Monterosso, Giarratana e un po' Chiaramonte, ma soprattutto Monterosso e Giarratana, perché per Monterosso e Giarratana della nostra provincia, proprio intorno, anzi Monterosso e Giarratana sono completamente circondati dal Parco degli Iblei. Parco degli Iblei che, come voi sapete, non prevede diverse zonizzazioni, cioè è tutto parco, dove praticamente non è possibile fare nulla. Ora, ci sono stati diversi incontri, l'ultimo per esempio ad agosto alla provincia di Ragusa. In questi incontri tutti, escluso gli ambientalisti, hanno mostrato il loro disappunto per questo parco, con proteste molto forti. Ma questo parco continua ad andare avanti sulla testa della gente, che non si rende conto di quanto sarà grave per loro. E soprattutto, e questo è il problema principale, il dover rinunciare proprio per il parco a degli investimenti molto importanti, perché dobbiamo uscire da questo nascondiglio contro gli ambientalisti. Allora vi faccio vedere un'immagine che ci porta in Basilicata. Ecco, voi vedete che questa è la
piantina della Basilicata, e vedete che nella Basilicata in qualche modo insistono due o tre parchi addirittura, perché c'è il Parco del Pollino, il Parco Lucano, Valdagri e Lago Negrese, di sotto c'è il Parco Nazionale, anzi sopra c'è quello Campano. Eppure, con tutto che ci sono dei parchi, la Basilicata, voi sapete, è uno dei maggiori produttori di gas in Europa. E addirittura a quelli della Basilicata, che sono meno della Sicilia, ma sono di più, il doppio della provincia di Ragusa, per esempio, a quelli della Basilicata verrà praticamente dato il gas gratis per sempre, perché essendoci questi giacimenti importanti di gas, c'è una giusta compensazione fra la ditta che estrae il gas e gli abitanti di quelle zone. Ora, non bisogna farsi né trasportare dall'entusiasmo, ma soprattutto non bisogna farsi fregare da coloro che dicono tutt'altra cosa. La realtà è che la Basilicata è una regione bellissima, dove ci sono zone verdi meravigliose, dove ci sono parchi bellissimi e dove però viene estratto il gas che a noi serve più che mai oggi, più che mai, perché la situazione della guerra sapete benissimo qual è e non sappiamo quanto tempo ci vorrà. Allora perché non pensare al nostro territorio con il famoso Parco degli Iblei, dove sappiamo per certo che è possibile, ci sono zone importanti per l'estrazione del gas. Ma questa è una cosa che si sapeva dal tempo dell'ENI. Sapevamo che nella provincia di Ragusa, in varie zone, c'era il petrolio, ma c'era anche il gas. Quindi, pur mantenendo perfettamente integro il territorio, e sarebbe giusto che i sindaci di Giarratana, Monterosso, Chiaramonte, insieme ai sindaci della provincia di Siracusa, perché Bucchieri ed altri non sono assolutamente d'accordo su questa enorme estensione del Parco degli Iblei. Sarebbe giusto che si mettessero insieme per fare delle segnalazioni. Cos'è la cosa più preoccupante? E lo abbiamo detto, il parco per la gente normale pensa, la gente, che sia appunto tipo Calaforno, tipo Canalazzo, cioè zone dove la gente va a arrostirsi la salsiccia e a sdraiarsi sotto gli alberi. Questa è un'altra cosa, il parco è grande, 27 comuni, pensate un po', ed è il blocco totale di ogni attività. Faccio una battuta, non potrete neanche raccogliere i sparaci. Cioè, se voi andate alla ricerca di sparaci è vietato. È vietato spostare un muretto a secco se dovete far passare le vacche e devono farle ritornare, è vietato passarci con la jeep perché è giusto chi lavora si deve muovere nei campi, è vietata qualunque cosa, la caccia, piantare alberi, qualunque cosa. Pensate che sia giusto per lo sviluppo di un territorio? Allora io mi rivolgo proprio a questi abitanti. Oh, attenzione, io non è che ho una società che faccio gas, però so che Ragusa ha vissuto gli ultimi 50 anni ed ora Ragusa può guardare con dall'alto le altre zone della provincia perché ha goduto di decine di milioni di royalties dal petrolio. Non possiamo sputare sul piatto che ci ha fatto mangiare per tanti anni. Quindi un invito al sindaco Pagano, al sindaco Giaquinta, al nuovo sindaco Mario Cutello, di fare fronte comune insieme a quelli di Bucchieri e di altri comuni della provincia di Siracusa affinché si possa bloccare questa estensione, ma anche e soprattutto questa zonizzazione assoluta. Facciamo delle aree dove si può fare una cosa e dove non si possono fare altre cose. Detto questo, non c'è dubbio che per noi resta anche l'agricoltura uno dei maggiori introiti del territorio, anche se
Racina a Pesa ne abbiamo tanta, dovremmo andare alla saga dell'uva di Pedalino. Racina a Cesare ne abbiamo tanta a Pesa. E però si è conclusa domenica la fiera e devo dire che alla fine c'è stata una grande soddisfazione per questa fiera che viene esternata in questo momento dal sindaco Cassini. Vediamo. Sindaco, ritorna alla fiera agroalimentare mediterranea. Vogliamo sapere, insomma, quanto lavoro c'è di logistica, di organizzazione, i numeri, insomma, vogliamo sapere un po' di notizie. Allora, i numeri ancora non li abbiamo, li avremo presto. Oggi è l'ultimo giorno, possiamo già tracciare un bilancio che è estremamente positivo. Abbiamo visto una partecipazione straordinaria di persone a testimonianza di quanto questo evento, questa fiera sia legata indissolubilmente con i ragusani, con la comunità ragusana. C'è stato uno sforzo molto importante del Comune di Ragusa nella organizzazione di questa edizione della fiera. Conosciamo le problematiche della Camera di Commercio, non ha potuto dare alcun contributo, quindi il Comune si è praticamente sostituito alla Camera. È anche vero che hanno partecipato altri enti, la Regione, il Libero Consorzio dei Comuni Blei, e un ringraziamento particolare dobbiamo sempre rivolgerlo proprio a loro, agli allevatori, al mondo che tutti i giorni opera in questo comparto, perché sono stati loro in sostanza a organizzare l'evento e a volerlo fortemente, insieme chiaramente all'amministrazione comunale. Diciamo che si è creata una sinergia perfetta tra tutte le componenti e la partecipazione straordinaria è la testimonianza del successo dell'evento, che è stato pari se non addirittura superiore a quello delle edizioni passate. E allora avete sentito la soddisfazione di Peppe Cassini per questa fiera, che devo dire ha trascinato con i denti, lo dobbiamo ammettere, così come la parte regionale. Poi sentiremo domani anche Nello Di Pasquale, perché c'è stato un impegno da parte della Regione proprio per sostenere le spese, per esempio la Regione ha pagato tutti gli stand, c'è stato un grande impegno. Allora, intanto vi devo dire che, restando nell'agricoltura, il Dipartimento Centrale della Tutela della Qualità e Repressione dei Prodotti Agroalimentari viene a Ragusa e fa una 3 giorni che durerà fino al 5 di sessioni di lavoro e approfondimenti sulle varie tematiche delle attività di controllo degli uffici e dei laboratori, perché effettivamente la sicurezza dei prodotti è importantissima. Ora abbiamo visto che per esempio c'è stato il concorso per il migliore ragusano DOP, poi questo ne parleremo giovedì perché verrà in studio Enzo Cavallo. Insomma, questi lavori hanno un particolare significato per la caratterizzazione, il carattere, no? Di questa provincia, che è elevata dal punto di vista della qualità agroalimentare, e su questo non c'è dubbio. Poi avremo anche occasione di sentire di ancora quelli veramente interessati, come per esempio Gino Tumminello, che ieri ci ha parlato della nuova agricoltura. A proposito di politica, ma anche di crisi energetica, e tornando anche ai sindaci, c'è da dire che molti comuni rischiano il default, perché se l'azienda si trova una bolletta triplicata, se ne trova anche il comune. Ora, ci sono comuni piccoli, Giarradana, Monterosso, che hanno questo problema, Monterosso certamente, si trovano con un'esagerazione, la bolletta è troppo alta, è una bolletta che mette in difficoltà il comune, che non può pagare. E allora cosa fa? Per non avere il taglio della luce, magari è costretto a fare debiti che sono pericolosi in un comune. Un sindaco questa responsabilità non se la prende e poi si rischia appunto di andare in default. Tutto questo è un problema che dovrebbe essere affrontato al più presto, non solo a livello locale ma a livello nazionale, perché i governi nazionali dovrebbero intervenire immediatamente su queste situazioni. Ma capisco, a Roma, a Palermo, avete visto, a Roma ci sono
chiari di luna, lusso e luna. Ma anche a Palermo c'è chi vorrebbe avere i tecnici. Si è parlato tanto di Orazio Ragusa, ma a quanto pare il presidente Schifani ha detto no, dobbiamo dare spazio alla politica e agli assessori politici. Dice, ma non è meglio un tecnico? Vabbè, ma un tecnico, Orazio Ragusa è stato un politico per 4 legislature, quindi non è che so il professore agronomo che va a dirigere un settore. Quindi Schifani fa secondo me delle scelte giuste, che però bisogna vedere se andranno di concerto con la politica, l'intera politica regionale. A proposito di politica, vi ricordo che questa settimana è la settimana della manifestazione molto importante che si chiama Notti Bianche della Politica. Questa manifestazione è stata inventata, dobbiamo dire, da Giorgio Masseri, dal suo gruppo che gli è a fianco, e si parla di autori e libri che servono a capire e forse a cambiare la politica. Vi dico, ci sono delle cose interessantissime, vediamo se le possiamo approfondire. C'è per esempio una questione tutta su Putin. Putin è una cosa seria, perché in questo momento è lui il colpevole di tutto. Secondo voi si può arrestare Putin? Una domanda che faremo nei prossimi giorni a chi di dovere. Però abbiamo il professore Ragnolo, che è stato qui nei nostri studi qualche giorno fa per parlare della realtà politica nazionale, che ci spiega quali sono gli appuntamenti principali di questa manifestazione. Vediamo. Professor Francesco Ragnolo, presentata in conferenza stampa al Comune di Ragusa la terza edizione della Notte Bianca della Politica, che si terrà da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. Dunque, quanti e quali spunti offrirà questo evento ricco di incontri? Allora, sono particolarmente contento di proporre al pubblico, agli amici, alle cittadine e cittadini ragusani della provincia e anche a chi ci seguirà su stream, e quindi ovviamente con un bacino d'utenza molto più ampio, questa terza edizione della Notte Bianca della Politica. Qui due termini di questo titolo, notte e politica, come dire, cozzano in maniera rilevante. Mai come in questa fase storica abbiamo la sensazione di essere in una notte, di essere entrati in una notte scura, drammatica, terribile. Basti pensare a quello che sta accadendo a livello internazionale, all'escalation della guerra tra Russia e Ucraina dopo l'invasione del 24 febbraio, e alle conseguenze e all'effetto domino che questa guerra sta avendo su tutti i paesi dell'Europa, ma non solo sui paesi dell'Europa e del Medio Oriente. Basti pensare appunto alla questione economica, il rimpalzo che ha avuto in Africa o che ha avuto nel Medio, in Asia per esempio. Ed è un tema, ed è una notte in un certo senso rispetto alla quale la politica acquista un ruolo e una centralità che forse, diciamo, dobbiamo aspettare il dopoguerra per immaginarcelo. La palla passa alla politica, passa alle scelte dei politici, al ruolo dei governi democraticamente eletti, ma spesse volte anche dei governi, come il caso della Russia, che si ripropongono sostanzialmente per dinamiche diciamo non sempre democratiche, e nel tentativo di porre un freno alla deriva militaresca e all'escalation militare dello scontro. Ma è un tema centrale perché mette al centro della nostra esistenza, ma come possiamo vedere ogni sera, basta che guardiamo la televisione, la centralità dei negoziati, dei rapporti internazionali, dei tentativi di costruire relazioni, ponti, nel tentativo appunto di assorbire
quantomeno alcuni degli aspetti più drammatici della guerra, sociali, economici, di impatto sul clima, che è un'altra delle grandi questioni che noi abbiamo. La politica è centrale anche nello sviluppo del nostro Paese. Pensate al ruolo dell'Unione Europea, ma pensate anche al ruolo del governo italiano, prima di quello Conte, poi di Draghi, che ha dovuto gestire la seconda fase, e ora del governo, presumibilmente Meloni, che dovrà gestire la vera e propria messa in opera del PNRR, il che non vorrà dire soltanto da qui al 26 avere risorse ingentissime, quasi una sorta di piano Marshall del XXI secolo, ma vuol dire vincere la sfida della modernizzazione del Paese. Allora, come vedete, la politica è tornata ad essere centrale, ed è tornata ad essere centrale per le chance di vita dei singoli cittadini, delle donne e degli uomini che vivono nei nostri territori, nelle nostre comunità, nelle nostre città. La qualità della mia vita, a partire dalla sostenibilità delle mie spese familiari, dipendono sempre di più da scelte politiche, da buone scelte politiche a livello nazionale, sovranazionale e internazionale. Ecco, in questo senso il cittadino ragusano, il principale interlocutore della manifestazione, è pronto a cogliere questo concetto, a recepire questo concetto, che poi andrà naturalmente tramandato alle prossime generazioni? Io penso sicuramente di sì, tra l'altro non solo perché in altre occasioni i cittadini ragusani della provincia sono ormai abituati a seguire kermesse letterarie, convegni ben più rilevanti, di vario tipo, ma credo che il format sia piuttosto vincente, perché abbiamo chiamato oggi alcuni dei massimi studiosi o ricercatori direttamente impegnati sul campo. Penso a Sara Montinaro con il suo libro sullo Stato Islamico, che ha vissuto come componente, come membro di una ONG in Siria per tanti anni, intervistando direttamente le donne e alcuni uomini dello Stato Islamico dopo la caduta del califfato. Ma penso ovviamente anche ad altri autori, da giudice a Itala, che ha un ruolo centrale nella Corte internazionale dei diritti umani dell'AIA, e penso anche a colleghi miei, scienziati politici di vaglia, a partire da Gianfranco Pasquino, forse uno dei politologi più noti al grande pubblico, ma anche a Vittorio Emanuele Parsi, che è un studioso di relazioni internazionali piuttosto nota a livello internazionale, punto di riferimento dell'Università Cattolica, o a Mara Morini, studiosa di politica comparata, russofila, che ha scritto questo interessante libro su Putin. Si tratta in ogni caso di opere divulgative, pensate per il grande pubblico e non per l'Accademia, e si tratta comunque di un format, quello del dialogo tra l'autore e un intervistatore, un discussant, che deve servire proprio a far emergere gli aspetti più, immediatamente percepibili e rilevanti, fermo restando poi la possibilità delle domande del pubblico e l'interlocuzione diretta con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Non consegniamo ovunque, ma solo a Modica, Comiso e Pozzallo. Abbiamo deciso di dedicarci alla nostra gente. Arriviamo entro 2 ore nelle vostre case senza costi di spedizione. Ordina dal nostro shop online. È facile e sicuro. Paghi solo alla consegna in contanti o con carta. Sidis Easy Shop. La spesa a portata di click. Visita il nostro sito www.sidiseasyshop.com o contattaci al nostro numero WhatsApp 327 53 62 934. Beh,
Emanuele, notte bianca della politica, ci sono delle cose veramente interessanti da seguire, quindi se avete un po' di tempo approfittatene, perché si tratta di una manifestazione di grande rilievo culturale e politico. E allora uno dice, sì, però la politica, voi sapete che a Ragusa si voterà a giugno e stiamo notando una cosa bellissima, stiamo notando che ci sono già almeno 8 o 10 candidati a sindaco in pectore e naturalmente ci sono già altri 8 assessori per 8 candidati o 10 candidati in pectore e girano vignette satiriche in giro, quello che per favore fammi assessore. Allora, io credo questo, è ancora prematuro, però se qualcuno dovesse veramente fare questa esperienza, volesse fare davvero questa esperienza, guardate, non è una cosa che si fa così, e l'abbiamo visto, si perde tempo se tu arrivi l'ultimo giorno e ti candidi, bisogna organizzarsi, la squadra deve essere ben fatta, la gente deve sapere qual è questa squadra, e la squadra deve essere quella, non si può, ora vediamo chi è che mi dà una mano e la cambiamo, la squadra deve essere fatta di esperti che abbiano una cognizione politica anche della società. Guardate, parliamo di turismo, ci vuole persone che abbiano coscienza, contezza della realtà turistica, non che hanno studiato a Vizzini, scienze confuse. Io questa cosa ve la chiedo ai candidati a sindaco, è importante, perché si continua ad avere, ah, quella perché è cugina di mio fratello, l'abbiamo messa lì, e quello perché è fratello, quella perché era figlia del dottore. Non si può fare questo. La squadra deve essere una squadra che deve portare questa città a crescere, perché può essere, senza ombra di dubbio, Ragusa una delle città migliori della Sicilia, con tutto il rispetto per gli altri, ci mancherebbe altro, ma l'economia, i soldi, il fatto che abbia un bilancio pulito, il fatto che ha tutto quello che ha, dovrebbe portarci ad essere fra le migliori nelle varie classifiche. Detto questo, è importante che però in tutta la provincia ci siano dei servizi adeguati, per esempio Pozzallo è una delle più belle città della costa, poi è l'unico comune lungo la nostra costa, ma vi assicuro che a proseguire per parecchi chilometri verso Mazara del Vallo, Pozzallo è una delle realtà più belle, col porto, con la spiaggia e compagnia bella. Però c'è il problema degli studenti che per andare a studiare hanno bisogno dei pullman. Vediamo il servizio che ci ha mandato la nostra Giovanna Cannizzaro. Pochi pullman, frequenti ritardi e spesso i ragazzi rimangono a terra. A meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico e già regna il caos sul fronte dei trasporti per gli studenti pendolari di Pozzallo. Sono più del 50% del totale i ragazzi che fanno la spola per frequentare i vari istituti superiori della provincia. Il casus belli è sempre lo stesso, carenza di pullman. Gli autisti, quando il bus è completo, tirano diritto senza fermarsi alle fermate successive, lasciando a terra parecchi studenti perché lo spazio è comunque esaurito. Il bus successivo parte un'ora dopo, dunque i ragazzi che erano rimasti alle fermate arrivano a scuola in seconda ora. Problema che si ripresenta anche al ritorno, all'uscita da scuola. L'allarme è stato lanciato dai genitori degli studenti costretti a sopperire con i propri mezzi alla carenza del trasporto pubblico, con tutti i costi aggiuntivi ed i problemi col lavoro che ne conseguono. Da qui è partita la richiesta da parte del Comune di un incontro urgente con il dirigente dell'azienda Trasporti. Infatti, proprio in questi giorni, l'assessore alla pubblica istruzione Stella Morana ha interloquito con alcuni rappresentanti dell'AST in tutela degli studenti pendolari. L'AST ha accolto la richiesta ed ha aggiunto un nuovo pullman più grande, anziché 12 metri di lunghezza, di 18 metri, al fine di consentire il trasporto di un maggior numero di studenti.
Tuttavia, l'automezzo ha posto dei cambiamenti che hanno creato ulteriori disagi tra gli studenti, sostanzialmente per due motivi. Il mezzo, date le dimensioni, pare non riesca a passare da alcune vie e di conseguenza è stata rimossa una fermata, la tratta Ispica-Pozzallo, delle ore 14. Inoltre, benché la capienza sia aumentata a 130 posti, sono diminuiti quelli a sedere, 40, ed i ragazzi si ritrovano spesso a viaggiare in piedi, il che non si è tradotto in una diminuzione del costo del biglietto, che a detta dell'AST dipende dal chilometraggio e non dal mezzo utilizzato per il trasporto. L'assessore al ramo ha espresso dissenso in merito a quanto deciso dall'azienda, invitandola a concretizzare altre soluzioni che possano andare bene agli studenti, i quali non cercano un colpevole da mettere alla pubblica gogna, ma vogliono solamente che il problema venga risolto ed in fretta. È importante che la scuola abbia, dia la possibilità a tutti di andarci, ci vogliono i pullman. È stato segnalato anche dall'onorevole Campo questo problema, il sindaco di Pozzallo dovrebbe alzare la voce, anche perché l'AST, soldi ne piglia, signore Buonacciù, ce ne diamo a non finire soldi, la regione dà un mare di soldi all'AST, ma che i servizi siano dignitosi almeno. Va bene, allora io a questo punto vado a lanciare alcuni servizi che sono importanti. Allora, prima di tutto vi lancio un servizio dedicato all'AIDO. L'AIDO sarebbe l'Associazione Italiana Donatori di Organo, perché c'è stata una manifestazione che ha premiato alcune scuole, per esempio le scuole di secondo grado, il liceo Carducci, il liceo Umberto I, Vico Umberto I, allora non è che per esempio Bartolotta Serena, Alchimindi Mezzasalma, Canzonieri Alice, Baglieri, Kovacs Cance ed altri, poi c'è Serena, questo l'abbiamo detto, poi ci sono Lia Elena, Fiderio Giuseppe, Scolo Damiano e altri ancora, Iurato Maria, Cappuzzello, Biagio Eletta, Terranova Sara, Giudanella Damiano, Schembari Sonia, Gianni Giummarra, Loca Clerissa, Schembari, poi Dierna Cristiano, Giucastro Marina e così via. Purtroppo non li posso leggere tutti, quindi a questo punto vi faccio vedere questa breve intervista e le immagini di questa simpatica manifestazione. Vediamo. Oggi siamo qui riuniti in Piazza Libertà perché si commemora la giornata nazionale del sì dell'AIDO. In contemporanea, se vedete alle mie spalle, c'è il teatro che all'interno stanno svolgendo la premiazione del premio Nicholas Green, che quest'anno cade in concomitanza e la prima domenica di ottobre. E ci sono i premiati dei ragazzi delle scuole che hanno partecipato con i propri elaborati e verrà data la borsa di studio direttamente. È un premio bandito solo dalla regione Sicilia dal 1995 all'articolo 2 della legge 1. Questo è importantissimo perché la provincia di Ragusa possiamo raccogliere i meriti, perché grazie al nostro formatore che è stato Giuseppe Di Stefano, e quest'anno abbiamo ottenuto la riapertura di questo bando perché era fermo dal 2011. L'insediamento di Ragusa nel 2019 con la portata di queste persone e la regione Sicilia, l'Aido Sicilia, tutti, praticamente abbiamo ottenuto di fare riattivare questo premio che erano 45.000 euro di soldi che si fermavano alla regione. È stato Di Stefano che ha fatto approvare con Armao il triennio invece di fare ogni anno. E ci siamo riusciti, poi c'è stato il blocco del 2020 per la pandemia e ci siamo riportati fino al 2022. Oggi è arrivato, so per certo, 15 giorni fa, perché ho il mio vicepresidente provinciale e praticamente Maurizio Franzò, che è il presidente dei presidi della Sicilia e vicepresidente nazionale. Mi ha passato la comunicazione e mi ha detto: guarda che è stato approvato anche il triennio, tra cui noi lo presenteremo quest'anno con forza e garbo, perché sono stati sempre 12 istituti, quest'anno.
Bene, allora andiamo a chiudere, come dicevo, il nostro indice di stasera. In studio ora vedete Gianni Papa che intervista degli attori, fra cui appunto Massimo Leggio, e poi un servizio speciale realizzato a Ragusa come tema il dono. Voi sapete, è un concetto sociale molto importante. Questo sarà il servizio speciale alla fine del nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'attenzione, seguite gli ultimi due servizi e noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Basta. Allora, zio, mi raccomando, palle corte e risposte veloci. Le risposte dipendono dalle domande. Ma quali domande? Non lo sai. Cosa? Troppe domande mi fai, caro il mio nipote Marco. Carlo. Ma che hai cambiato nome? Sai dove possiamo trovare le risposte? Nella selezione del reparto ortofrutta. Andiamo, Franco. Ogni occasione buona per andare da Hard. Hard Discount. Prodotti di qualità e risposte veloci alle domande tutte. Mustang Mach-E All Electric. Siccome con un signore che vedete, quello con i capelli bianchi e la barba, normalmente usiamo, il termine esatto è un poco forte, ma cazzeggiare, anziché no, abbiamo provato, anzi ho provato io a tamponare la voluptas cazzeggiando e avendo un altro ospite, che è un altro attore di altissimo livello, che se non ricordo male Riccardo Maria Tarci. E che però vi garantisco che non lo so se riusciremo, se le cose andranno a buon fine. C'è comunque di sicuro, e questo è vero, che ho l'occasione di avere due nomi di altissimo livello e due attori che, se non vado errato, se non ho letto male, e se la memoria che col tempo, ahimè, subisce i contraccolpi di quella vigliacca che si chiama l'età, dovreste esordire, quando è il 18, 19, il 21. 20, il 21. Allora, raccontiamo perché vi ho tutte e due qua. Allora, facciamoglielo dire a lui, ecco, facciamoglielo dire a Riccardo, dai, Riccardo, perché quello, allora, è complicato averlo, perché è più facile avere contatti col presidente del consiglio uscente e nuovo. Ma insomma, prego. Beh, siamo qua perché dobbiamo parlare della stagione teatrale di Casamatta. E poi il 21 debutta il primo spettacolo che apre la stagione, che si intitola Due come noi, che saremmo io e lui. Sì, infatti. E quindi... Nomen est omen, proprio. Esatto. E di che cosa tratta questo Due come noi? Ah, questa è una bellissima domanda. Questa è... Non lo sappiamo ancora. No, nel senso, abbiamo no, delle mi sarei preoccupato. No, certo, abbiamo delle idee. No, lo spettacolo... Poche ma confuse. Esatto. Sì, sì. No, a noi piace molto scherzare, sì, giocare, quella cosa che tu hai detto prima, quell'arte. Sì, quella parte là. Ecco, a noi piace molto. E poi abbiamo anche l'ardire di metterlo nero su bianco e di volerci fare uno spettacolo intorno, quindi parleremo insomma di tante cose, tanti argomenti e soprattutto poi di due che in fondo sono così come noi, due come noi. Una volta diceva uno spettacolo di umanità varia. Di umanità varia, esatto. In effetti Gianni si è avvicinato, lui assolutamente si è avvicinato, sì, è uno spettacolo di umanità varia, vedi, c'è, cioè, in questo momento la locandina, esatto, tutte e due tenebrosi, abbiamo scelto le foto più belle del book. E questo immagino il resto del book, andiamo avanti. Facciamo degli omaggi, Riccardo, lo possiamo dire, omaggi al grande teatro, al grande cinema, ai grandi autori che ci hanno ispirato, che abbiamo tanto amato. No, non facciamo nomi,
che sono anche delle sorprese, e poi ovviamente tutto cucito da una storia che ci siamo scritti noi, partito da uno spunto di Riccardo. Poi la cosa bella è incontrarsi per creare progetti nuovi. Certo. Riccardo vive e lavora a Catania, pur muovendosi per fare varie cose, eccetera, ma fondamentalmente vive a Catania e abbiamo deciso insieme di collaborare. Ecco, avendo avuto io il piacere e la fortuna di assistere a uno spettacolo di Casamatta, d'altro particolarmente notevole, al di là dei primi minuti che poteva sembrare un'altra cosa, invece era uno spettacolo di altissimo livello. E sicuramente questo si inquadra alla perfezione, perché sennò sarebbe grave che tu come creatore non lo fai inquadrare alla perfezione, in quello che è lo spirito che muove Casamatta. Esattamente, lo spirito è esattamente quello a cui volevamo arrivare. In effetti qua io chiederò l'aiuto di Riccardo, perché Riccardo ha uno sguardo, è uno sguardo molto lucido sulla realtà teatrale in questo momento, e quindi... Dimmi quello di cui abbiamo parlato a proposito di questo, sullo stato del teatro. Lo stato del teatro è in coma. Coma. Il teatro indotto farmaceutico, proprio coma. Coma, come un malato terminale, in coma, nell'attesa, nella speranza che si possa risvegliare. Non sono neanche parole che mi sono inventato sul momento, perché ho rilasciato un giorno fa un'altra intervista dove mi si chiedeva appunto se il teatro è in crisi. Il teatro prevalentemente non è in crisi. Si è morto. Diciamo più o meno morto, ma non morto, no, perché non insomma, vero, il teatro non morirà vero. Mai. Non è vero, non è vero. 2500 anni. È morto nelle proposte, nelle idee, non c'è la volontà del teatro. Però Riccardo Maria, è anche vero una cosa, chiedo scusa. È verissimo le difficoltà, le proposte, certo, ma è anche vero che l'altra parte, che l'altro 50%, quello che dovrebbe recepirlo, non mi sembra che al momento di media sia particolarmente aperto alla ricezione di idee molto valide. Io sono convinto che bisogna avere un po' di coraggio, e in questo Casamatta, nel senso, fare delle proposte che senza le persone non si aspettano. Questo è verissimo, certo. Perché noi assistiamo a cartelloni, come diceva Riccardo, morti, già defunti, e cartelloni di cose che abbiamo visto 100.000 volte, quindi teatro che si ciba di se stesso. Vuol dire che ci sono poche idee in giro. C'è tanta drammaturgia, i due anni di Covid hanno prodotto una quantità, ma anche prodotto una grande quantità di sollecitazioni, di riflessioni, su questo mestiere. Credo che un sacco di drammaturgia ha creato molte difficoltà proprio di vivere fisicamente per l'attore, per il teatro. A parte questo, sai, già soltanto riferirlo e ti fa perdere, se hai paura che perdi veramente la dignità, perché ma è ridotto veramente così. Io infatti ho cercato disperatamente di avere uno di voi ogni 10-15 giorni, proprio per fare in modo che la gente non dimenticasse, che la gente non perdesse, e questo ti fa onore, perché altrimenti ci perdiamo e ci dimentichiamo tutto, perché basta avere uno smartphone, basta, hai tutta la vita lì. Non puoi uscire più. Lo so. Per cui portare la gente a teatro significa, guardate che siamo lì tutti i pomeriggi a pensare delle cose nuove, una scrittura nuova. Stiamo lavorando sul teatro contemporaneo, sul teatro di oggi, su una scrittura di oggi. E Riccardo, quindi, Maria, secondo lei c'è materiale valido sul quale lavorare? Ah sì, assolutamente. A parte diciamo, bisogna cercarlo il materiale. Poi non so se si riferisce al materiale umano o al materiale... No, parlo del materiale sul quale lavorare. Sul quale lavorare c'è tantissimo materiale, perché autori ce ne sono tantissimi, ce ne sono stati tanti, ma ce ne sono tantissimi anche oggi, ci sono autori contemporanei, ma anche autori, come dire, non tanto contemporanei, ma poco esplorati, poco rappresentati. Quindi basterebbe un po', ecco, cercarlo, quantomeno attenzionarli, leggerli e poi di conseguenza capire se è il caso o meno di portarli in scena, perché evidentemente ci sono autori datati, non c'è dubbio, testi che sono datati, però io per esempio un tempo fa a Catania ho fatto un'operazione con un Luigi Pirandello che dicono che non bisogna mai toccare perché è sacro, non è vero.
l'importante è saperlo toccare. Così, no, come sempre. Ho fatto un testo pochissimo rappresentato in Italia, ma dai tempi in cui lo scrisse Pirandello, ed era La signora Morli 1 e 2. Devo dire che il pubblico l'ha apprezzato moltissimo, perché l'ho portato ai tempi nostri. Certo, una domanda, andiamo verso la parte finale. Tu che sei, diciamo così, l'anima di questo progetto che noi abbiamo seguito, siamo stati i primi a parlarne e mi ha fatto molto piacere. Tu parlavi di coraggio, sì. Ma un, tra virgolette, imprenditore che deve portare avanti una stagione con tutte le difficoltà, è facile dire abbiate coraggio, ma... Infatti, guarda, se non fosse perché quest'anno era ancora più difficile, l'anno scorso è stato lo sforzo di aprire, no? Di partire, ora sostenere, e quindi diventava un contraccolpo. È come avere il mantenimento, una volta che chi le perde deve tenerle. Sì, però c'è Riccardo con cui stiamo lavorando, con cui ci sono progetti, che ha a che fare anche con i ragazzi del laboratorio, che sarà presente in tutte le varie attività, che mi sta fornendo un appoggio incredibile per la realizzazione della redazione finale di questa stagione. Ma poi ci sarà Carlo Ferreri, ci sarà Evelyn Famà, ci saranno Giovanni Carta, ci saranno Laura Giordani, Manuela Trovato, Cindy Cardillo, ci saranno i ragazzi Daniele Sapio, che porteranno anche progetti per le scuole. Abbiamo sì intenzione di fare una stagione di teatro ragazzi, e poi ci sono i ragazzi di Casamatta, che sono Sergio Spada, Matilde Masaracchio, Francesca Morselli, Matteo Tomasello, Alessia Gurrieri, Cristian Zago, che è un nuovo acquisto, in senso che è da poco con noi. Quindi voglio dire, c'è un bel gruppo, ora cominceranno i laboratori pure, quindi questo mi piacerebbe che Casamatta fosse un luogo di incontro, di scontro, di scambio. Quella per cui tu hai voluto che nascesse. Sì, uno spazio libero dove tu vai e puoi fare un percorso formativo liberamente, e speriamo che ce ne siano tanti. Il problema è riuscire a fare tutto così come l'hai pensato, perché poi gli imprevisti ci sono. Perfetto, allora poi del programma ne parliamo, del resto non basta che va online e lo cerca. Sì, assolutamente, Casamatta, spazio creativo. Sì. Uno poi lo dimentica, posso chiudere con lui? Ci mancherebbe. Allora Riccardo Maria, mi piace Riccardo Maria, è raro, il Maria di solito c'è Gianni, Pierre, Riccardo Maria, assodato che almeno avete idee, quindi già una base, un canovaccio, quindi comunque c'è un riaggancio voluto, non voluto, un richiamo a quella che era la forma principe, che era il teatro, la commedia dell'arte, no? Tu parti, è un po' come succede ogni sera in televisione, uno parte poi non sa, come vedete noi non abbiamo mai letto una riga, quindi. Certo. Ma, e qua chiudiamo, il pubblico secondo lei preferisce schematizzato, scheduled, no? Parte alle 12:10, oppure partirà più o meno nel primo pomeriggio, dovrebbe. Allora il pubblico è imprevedibile, ce ne sono tanti tipi di pubblico, c'è quello che deve partire a quell'orario e c'è quello che si lascia tutto sommato trasportare dall'evento, dice vabbè dai, se c'è un ritardo di 10 minuti tutto sommato cosa può essere? E Casamatta credo, Casamatta è anche due come noi, credo che sia anche questo più o meno. Benissimo, allora sì. Il tempo, siamo tirati 13 minuti, è volato letteralmente, sì. Allora ringrazio Riccardo Mignotacci, ringrazio Massimo Leggio. Grazie e come avete visto siamo rimasti entro termini abbastanza ridotti il tutto, e allora dal, dicevamo, 20 21, 22, 23 ottobre a Casamatta, sabato che è in alto, sì, Viale Europa 85, orari? Venerdì e sabato 20 e 30 e invece domenica 18 e 30, quelli canonici per il teatro. Perfetto. Come era una volta in tempi, esatto. A mio avviso migliori sotto questo profilo, quando le partite di calcio cominciavano alle 15 tutte. Esatto. Detto questo, grazie e vi grazie, saluto. Grazie, grazie. La giornata del dono si è organizzata in contemporanea questa mattina sia a Ragusa presso la Sala Aves, ma anche a Siracusa, Enna e Catania.
la giornata del dono che si concluderà per volontà del Centro Servizio Volontariato Etneo a Bergamo, che è appunto la città del volontariato dell'anno, evidentemente. Quindi è stato un momento di riflessione forte, anche attraverso dei momenti gioiosi. Abbiamo organizzato, considerato che la platea era formata da adolescenti, ragazzi di terza media e da giovani impegnati nel servizio civile universale, abbiamo voluto lanciare attraverso il messaggio di alcune testimonianze di volontari delle varie associazioni che si occupano appunto del dono, ecco, il dono che passa attraverso lo spendersi nel volontariato, attraverso le realtà organizzative che sono appunto le ONLUS, le ODV, quindi un dono che si differenzia, come si diceva in questa giornata, dal semplice regalo. Il dono può essere un abbraccio, può essere un sorriso, può essere una qualsiasi iniziativa. Per esempio abbiamo avuto anche i cosiddetti clown dottori presenti, che hanno portato la loro testimonianza anche attraverso l'orto che è stato creato nel carcere qui di Ragusa, per accennarne qualcuno. Evidentemente abbiamo portato tante altre esperienze. Quindi una giornata del dono che ha visto anche il coinvolgimento di un giovane speciale che svolge servizio civile presso l'Assod, che si è esibito anche con la tromba. Quindi abbiamo evidenziato come le barriere culturali li facciamo noi, ecco, il vedere l'altro a secondo le diversità e non vedere l'altro come persona. Quindi alla base del dono ci deve essere appunto il vedere l'altro come persona, ecco, e quindi abbattere qualsiasi barriera di colore, di peso, di qualsiasi altra inclinazione anche affettive e quant'altro. Ecco, la cultura della solidarietà e la gioia porta al donare agli altri. Sempre più cultura del dono, sempre più volontariato, sempre più solidarietà e forme di altruismo verso chi ne ha di bisogno. È proprio la giornata per dedicarla realmente a chi può dare, non solo a chi riceve, perché evidentemente chi può dare è da se stesso, dà il meglio di se stesso e dà qualcosa in cui migliora le nostre comunità, rende ancora più vivibile le nostre comunità, dà quel valore aggiunto che le nostre comunità si aspettano per le nuove generazioni, e soprattutto riusciamo ad essere anche educativi, ecco, imparare loro, insegnare loro quanto sia importante il volontariato e quindi il dono, e fare in modo che si possa migliorare la propria comunità con un gesto, con un semplice gesto, con dei gesti che riescono a rendere più civile questo nostro contesto di comunità. Sicuramente abbiamo dato tanto e sicuramente riusciamo a poter dare quello che serve per essere migliori. Ragusa in effetti è città del dono ed è emblematica la scritta che l'Avis ha donato al comune di Ragusa in una rotatoria d'ingresso alla città, proprio Avis Ragusa città del dono. È effettivamente così, noi conosciamo i dati Avis ragusani che sono straordinari nel panorama nazionale e internazionale, pongono Ragusa ai vertici di tutte le classifiche. Giornate come queste, appunto oggi è giornata del dono, servono per sensibilizzare i tanti giovani che oggi sono presenti, i giovani delle scuole di varie organizzazioni, sui temi del dono, appunto del svolgere attività di solidarietà. È fondamentale questa attività che diciamo affidata ad associazioni che sono molto operative in questo settore. Ragusa ha una grandissima tradizione in questo senso e di questo siamo molto orgogliosi. È noto il senso civico, l'inclinazione diciamo al rispetto delle regole del ragusani, che certamente eccelle nel panorama geografico in cui Ragusa si trova, e di questo siamo chiaramente molto orgogliosi. Significativa anche la presenza di tanti ragazzi che svolgono servizio civile anche negli enti, anche nel comune di Ragusa. Effettivamente sono decine ormai ragazzi che da qualche anno svolgono questo servizio
servizio che è diventato veramente di straordinaria importanza, anche in termini di, come possiamo dire, di ringiovanimento dell'ente, dell'apportare, diciamo, idee nuove, nuove energie, energie fresche, è quello di cui c'è bisogno in una attività pubblica. Quando riguarda la ricchezza, siamo tutti consapevoli che il volontariato sta accanto agli ammalati senza provocare nessun intralcio. Da circa 30 anni io in effetti ho visto tanti volontari spendersi a favore degli ammalati, i quali ne hanno bisogno. Sono accanto all'ammalato e questo determina il processo cosiddetto di umanizzazione, che è estremamente importante, perché medici e infermieri siamo portati ad assistere sotto l'aspetto terapeutico soprattutto e di diagnostica nei confronti dell'ammalato, ma mai invece per motivi di fretta, di quant'altro, mai quella generosità che può invece dare, la generosità d'animo che può dare invece il volontariato. Cosa si può fare ancora di più? Benissimo, fare attività formativa nei confronti di queste dei soggetti che appunto devono fare volontariato, farle sentire a proprio agio in maniera tale da dare ancora di più e il massimo nei confronti di un paziente che soffre e che ha bisogno di un sorriso. Sì, oggi è la decima edizione della giornata mondiale del dono. Noi come ASP Ragusa, io sono il responsabile del servizio civile universale dell'ASP, noi come ASP di Ragusa siamo presenti, siamo accreditati con il servizio civile nazionale e abbiamo portato avanti dei progetti sia nel periodo Covid ed anche ora. Abbiamo tanti volontari che svolgono quotidianamente questo servizio e che quindi come primo compito principale hanno quello di donare qualcosa alla nostra comunità. Quindi il lavoro che fanno naturalmente è un lavoro che possono fare solo loro, perché poi gli operatori sanitari hanno altri compiti, quindi senza questo servizio sicuramente perderemmo qualcosa tutti. Quindi il mio augurio è che questo possa essere presente sempre e quindi avere un sostegno anche per i parenti, per i pazienti e per tutti coloro che si trovano, diciamo, in condizioni, diciamo, particolari negli ospedali. Da pedagogista e coordinatore dell'ambulatorio antibullismi dell'ASP di Ragusa sono stato invitato in questo splendido convegno che rientra nel dono regionale, che è un'iniziativa svolta dai volontari appunto a proposito della donazione, per parlare, come dire, di passione che rappresenta un qualcosa di salvifico. Il bullo e la vittima, che io e i miei collaboratori vediamo spesso, hanno una cosa in comune: non hanno una passione. Questo li porta, la vittima, a subire in buona sostanza passivamente le aggressioni fisiche, psicologiche e tecnologiche del bullo, e quest'ultimo ad aggredire gli altri senza alcun problema, proprio perché è privo, come la vittima, di una passione. Ho spiegato ai ragazzi presenti, sia quelli della scuola media Crispi che ai volontari, che avere una passione è una operazione indispensabile oggi per salvarsi, per allontanare la violenza giovanile, il nichilismo che avanza tra i ragazzi. Una passione che può essere lo sport, la musica, il volontariato, qualunque cosa sia, l'importante è appunto che sia una passione che può dunque aiutare, anzi sicuramente aiuta i ragazzi a non frequentare, calpestare quei territori di enorme pericolosità che tutti purtroppo ben conosciamo.
talassemia major, quindi faccio trasfusioni ogni 21 giorni. E quindi il bisogno appunto di donare è davvero tanto, perché voi donate e noi viviamo. Senza di voi sicuramente io non potrei essere qua oggi. E conduciamo una vita del tutto normale. E quindi io vorrei anche lanciare un appello per chi ancora non facesse parte di questa famiglia dell'Avis di entrarne a farne appunto parte. Non solo noi affetti da questa patologia abbiamo bisogno di trasfusione di sangue, può capitare comunque a chiunque durante la vita di essere sottoposti ad una trasfusione. Quindi io spero vivamente che questa famiglia si allarghi sempre di più. Ciao, sono Simone, faccio parte dell'Avis di Santa Croce Camerina sotto forma di servizio civile. Dopo un paio di giorni trascorsi all'Avis ho scoperto anche un altro gruppo molto fondamentale per noi, che è l'Avis Giovani. E nella mia esperienza di servizio civile offro un'attività di formazione e sensibilizzazione alla donazione. E mi ritengo molto fortunato a far parte dell'Avis di Santa Croce, perché ho alle spalle ho un gruppo molto attivo, compatto e soprattutto con molta voglia di sensibilizzare la donazione. La donazione è molto importante, infatti oggi sono qui all'Avis di Ragusa in occasione della giornata del dono per portare la mia testimonianza. Sono riuscito a creare, diciamo, una piccola campagna di sensibilizzazione tramite la musica. Ad agosto abbiamo proposto una serata a tema musicale. È stata una serata molto bella, molto, diciamo, ricreativa anche, ci siamo divertiti assai, proprio. È stata una delle serate di picco dell'estate per Punta Secca, per Santa Croce, e infatti insieme agli altri gruppi vogliamo riproporre questa serata anche coinvolgendo le Avis di tutta la Sicilia e di tutti anche i gruppi degli altri servizi civili. Ciao a tutti, sono Edoardo, ho 35 anni, sono un ragazzo omosessuale e oggi alla giornata del dono abbiamo provato insieme a Luana a far riflettere i ragazzi sul linguaggio, sull'uso corretto del linguaggio, perché alle volte certe parole dette anche solo per scherzare oppure senza farci troppo caso possono ferire veramente l'altra persona e accartocciargli un po' l'animo, che poi non ritorna mai esattamente come era prima, no? E quindi il dono che abbiamo voluto portare è proprio questa riflessione. Sì, e in questa riflessione cercavamo appunto di far ragionare proprio su quello che può essere il rispetto e l'accoglienza nei confronti delle diversità.